Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Bentrovati con Trieste in diretta, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, do il buon pomeriggio anche al nostro ospite di questa parte di trasmissione, siamo in compagnia di Mario Cerne, presidente dell'Accademia del Fumetto, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Noi parliamo di quella che è la vostra attività che è come se in questo momento la volessimo presentare come ripartenza delle lezioni della vostra Accademia, che in realtà mi diceva fuori onda non si è mai fermata però. È vero, da giugno, quando il governatore Fedriga ha dato in realtà il via libera a tutte le attività scolastiche, diciamo private e di associazioni, noi abbiamo ripreso le lezioni con veramente accogliendo il plauso delle famiglie. Erano soprattutto i bambini, i nostri allievi più piccoli, che con il lockdown effettivamente fare lezioni a distanza è veramente complicato, era veramente complicato. E diciamo che da giugno in poi noi abbiamo recuperato in presenza le lezioni e abbiamo terminato a fine agosto. E devo dire con entusiasmo delle famiglie, perché c'era la voglia di riprendere una parvenza di vita normale, insomma, anche se di normale qua non c'è più tanto, ecco. Avete già dovuto, quando avete ripreso a giugno, adeguarvi agli spazi che avete e quindi anche al numero di accessi e poi tutta quella serie di altre precauzioni del periodo attuale? Guardi, è stato il primo pensiero dal momento in cui è stata decisa la chiusura, chiaro, giustamente, perché andava fatto. Il pensiero è quello di quando, non tanto di quando riprendere, ma di come riprendere. E siccome le ordinanze sia ministeriali che anche della regione, che si adeguava un attimo, cambiavano ogni due settimane fondamentalmente, noi abbiamo aspettato fino all'ultimo istante possibile con la certezza assoluta di poterlo fare e abbiamo adeguato i nostri spazi e abbiamo anche immaginato un protocollo di sicurezza che andasse nella direzione voluta dal governo sia nazionale che regionale, quindi termoscanner, mascherine, distanziamento, ovviamente si lavora sugli spazi che ci sono, sui banchi, ovviamente, e sanificare tutto. Abbiamo anche immaginato, per semplificare la vita ai ragazzi, un kit personale sigillato, tutto ovviamente sanificato, perché qualunque cosa in accademia è sanificata, è un lavoro non da poco, perché alla fine di ogni giornata si sanifica di nuovo tutto, quindi se si terminano le lezioni tardi, 10:30, alla fine è fuori terribilmente. Comunque dicevo, abbiamo realizzato un kit per i ragazzi, immaginato un kit per tutti gli allievi, anzi, contenente gli strumenti per poter disegnare, quindi questi sanificati, diciamo. Sì, che lasciavano in accademia e loro entravano mani pulite, banchi puliti, ambienti puliti, strumenti puliti, cioè più di così non si può fare, ecco. Chiaro. Avete dovuto ridurre di tanto la capienza? Dico abbastanza, diciamo che di un buon 40%, anche perché non si può scherzare, no. Cioè, la salute va tutelata in primis, la salute di tutti. Quindi qualcuno è rimasto fuori? Ma diciamo che... Oppure con gli orari siete riusciti? Con gli orari siamo riusciti a gestire il tutto. Abbiamo avuto un ritorno più o meno calcolato dell'80% delle persone. Calcolate che l'altro 20% aveva già preso impegni estivi, nei centri estivi e quant'altro, ma era fisiologico. Certo. E quindi per noi è un grande successo. Devo dire la verità, è andato tutto bene. I ragazzini, ma tutti, sono dimostrati disciplinati, hanno capito perfettamente quello che stava succedendo, e tenersi la mascherina per 2 ore, le nostre lezioni durano questo, lo hanno fatto ma senza alcun tipo di problema. Ora quando ripartite ufficialmente? Allora, ufficialmente noi ripartiamo il 5 ottobre con tutti i nostri corsi. E stiamo già in questo mese di settembre realizzando degli open day, ovviamente completamente differenti dal classico open day in cui in un'unica giornata aprivi le porte della cittadinanza e avevi il mondo,
non si può più fare. Quindi abbiamo organizzato gli open day diluiti nei sabati di settembre, il 5, il 12, il 19, il 26, su appuntamento. Ovviamente non si può fare diversamente perché non puoi contenere tante persone. Se ti vengono i bambini non vengono soli, ci sono i genitori, quindi il numero raddoppia. E in questi open day stiamo ospitando tutte le persone che vogliono visitare l'Accademia e capire e volersi iscrivere anche. Come sono andati questi sabati? Bene, molto bene, devo dire faticosi, perché una cosa è avere a che fare con un sacco di gente che gravita attorno e tu ci parli e il tempo vola. Su appuntamento sai che per dire alle 10 di mattina ti arrivano tot persone, l'appuntamento seguente è magari due ore dopo, devi avere il tempo di sanificare, insomma le persone entrano, escono, non puoi, tutto deve essere fatto a regola d'arte, come si dice. E quindi è più faticoso, devo dire che c'è anche lo stress del fatto sempre misurare la temperatura, perché il nostro protocollo non è che cambi, sì, anzi sì, ormai rimarrà sempre lo stesso. Volevo domandare se anche ci sono novità da quest'anno rispetto agli anni passati, dei corsi o delle impostazioni che avete dato dalla Camera. Allora, intanto ovviamente la modulazione dei corsi cambierà, perché gli spazi i posti sono minori, abbiamo diluito soprattutto i corsi dei bambini in più giornate e in orari differenti, anche per poter garantire il massimo della sicurezza. Poi, altra novità, abbiamo immaginato dei corsi online, proprio studiati, nuovi, completamente nuovi, un corso per dire di disegno naturalistico, corsi di scrittura creativa e sceneggiatura online, oppure un corso di animazione tradizionale che abbiamo immaginato proprio per poter offrire qualcosa di differente, ma anche per facilitare chi non si sente sicuro. Cioè c'è un momento in cui il timore esiste ancora, sì, certo. Questo. E per il resto devo dire che come novità abbiamo per la prima volta abbiamo pensato di fare in settembre due lezioni all'aperto, il 19, cioè sabato prossimo, questo sabato, presso Fantasilandia, insomma la conoscono come tutti, no? E dalle 10 alle 12. All'esterno? All'esterno. E c'è lo spazio pedonale adesso? Sì, c'è lo spazio pedonale, ovviamente con richiesta al comune, sì, sì. Insomma tutto secondo criterio, certo. Tutto secondo criterio, e il 19 da Fantasilandia in mattino. 10-12 e il 26 da Neopolis, altro negozio storico di fumetti, no? Di Trieste, invece nel pomeriggio, di fronte alla chiesa del Rosario, 19. Anche lì pedonale con l'amico Roberto Peri. E infatti, tra l'altro, saranno lezioni che ovviamente noi speriamo siano aiutate dal tempo, perché all'interno dei negozi gli spazi non è che ci sono. E le modalità è venire con il proprio cuscinetto, sedersi, assistere alle lezioni dal vivo, noi offriremo gli strumenti, una cartelletta e per prendere appunti o eventualmente disegnare, insomma così, e quindi chi ha piacere di assistere. Quindi questo sabato a Fantasilandia e il prossimo a Neopolis. Per il resto l'Accademia mantiene la sua qualità alta, proprio anche in questo periodo in cui è molto più difficile. Devo dire che c'è l'entusiasmo e la voglia di fare, però notiamo che sotto si sente il timore, un po' di paura, non a caso, ad esempio, oggi hanno aperto le scuole, quindi è stata per la città e anche per la nazione una giornata particolarissima. Beh sì. No? Sì, e sì, quindi credo che noi abbiamo affrontato tutto questo consci di fare la cosa migliore possibile, stando molto attenti e molto rispettosi delle disposizioni in materia sanitaria, e non si poteva fare di meno, e soprattutto della salute delle persone, cioè il primo pensiero, se una volta era rendere, perché gli si rende lo stesso felici gli allievi perché vengono in accademia per soddisfare il loro talento, la loro creatività, perché piace fondamentalmente. Adesso ci preoccupiamo anche del fatto che stiano bene, ma proprio in tutti diventa i sensi. Non solo un insegnante di una materia specifica, ma diventi anche un po' un tutore di quella che è la sua salute, almeno in quelle due ore. Sì. Tra l'altro noi siamo sempre in coppia, no? Lavoriamo in due, sceneggiatore e disegnatore sulla classe.
Sono fiducioso. È un discorso che posso anche allungare alla scuola in generale, perché penso che ho visto come i nostri allievi siano dimostrati proprio persone intelligenti, cioè proprio hanno capito che le cose vanno fatte in un certo modo, e penso che anche gli allievi, gli alunni, gli studenti, gli scolari che frequentano una scuola pubblica siano lo stesso, cioè è una cosa che ormai va avanti da molto tempo, sono mesi e mesi che stiamo lottando con questa pandemia, quindi presumo che nelle teste delle persone un certo messaggio anche passi, no? Quelle che sono poi le abitudini, le tendenze dei vostri iscritti sono in linea con gli anni scorsi, cioè va molto il manga, ci sono poi anche i fumetti tradizionali, c'è qualcosa che è cambiato anche in quest'estate quando avete ripreso? Allora, in quest'estate c'era la voglia di fare, le famiglie avevano voglia di iscrivere i ragazzini, i figli, i propri figli. Anche per non lasciarli tutto il giorno a casa. A parte questo, ma proprio iscriverli a fare le cose, cioè a prescindere, a fare. Fare cose. Fare cose, poteva essere, se esistesse un'accademia di scultura, io credo che avrebbe avuto famiglie che avrebbero spinto per questo. Ma perché anche penso sia giusto così. Vero. Quindi restano alte queste tendenze, nel senso sì, allora rimangono... il manga è sempre un fumetto che sta coinvolgendo la parte giovanissimi, si parla dai 14 ai 17, 18. Quali in particolare manga? C'è qualcosa che tira di più? No. Un po' misto. È misto. Cioè, è misto. Da Naruto a Dragon Ball. Diciamo i classici ci sono sempre, Note, per l'assalto dei giganti. Poi ci sono fumetti che vengono anche spinti di più dalle case editrici, giustamente, come accade nella musica, no? Spingono l'artista. Diciamo che i classici, Dragon Ball è stato ristampato mille volte, lo sarà sempre. Naruto pure, One Piece. Ma vedo che cercano anche titoli trasversali, alternativi. Perché cercano l'emozione, proprio l'emozione, il fumetto giapponese è emozione pura, tirata all'estremo. E lo cercano, proprio anche a casa due dei miei figli leggono manga, e proprio i titoli più disparati. Ma anche quelli più antichi, faccio riferimento a Saint Seiya, qualcosa del genere? Ma guardi, anche titoli, anche quelli titoli vecchi, volta, City Hunter. Perché ci si rende conto comunque che la storia, se una storia buona funziona, che sia di 50 anni fa o fatta oggi, la storia funziona. Sì, funziona, certo. Anche i supereroi si ritagliano la propria parte. Sì, supereroi, anche se il cinema è stato mutilato gravemente dalla pandemia, perché dovevano uscire una marea di titoli, tipo Wonder Woman, doveva uscire... Il secondo? Il secondo doveva uscire a giugno, ma non si sa quando. Ma non solo, c'è una trafila di titoli che trainano... Black Widow, stavo pensando a quello. Doveva uscire quello, è vero. L'ultimo è stato tipo Joker, mi sembra, che però è un po' sui generis. È un po' diverso. È un po' differente. E i supereroi trainano è però un pubblico, ovviamente, secondo me, un po' più adulto. Per dire, la Bonelli con Tex ha un pubblico... Di nicchia, ma non tanto, di nicchia, il fumetto è uno dei fumetti più venduti, sì, vero, però sì. Ha un pubblico maturo, no? Esatto, che sì. È abituato a leggere un certo tipo di storie. I supereroi è un po' trasversale, cioè è Avengers, l'Uomo Ragno, Wonder Woman, Superman, Batman, insomma, sono personaggi che vanno iconici ormai a questo punto, direi, no? Qualcosa si è incrementato grazie al cinema? Cioè, se prima magari un Loki non era così famoso, anche l'interpretazione, eccetera, lo hanno un attimo più fatto? Certi personaggi, secondo me... anche, non so, Winter Soldier... Per dire, il cattivo maledetto, no? Loki, è un personaggio che attira un sacco. Sì, il Joker, al di là del fatto... Perché sono enigmatici. Sì, sono personaggi che rompono un po' le righe, no? E allora colpiscono molto di più che non un Superman che è un blocco di granito o un Batman che è più o meno immobile, anche se
mi attirerò gli strali di chi ama Batman. Non è così, perché Batman è stato molto, cioè, molto studiato, molto lavorato dagli autori. Però un Joker è, cioè, come dire, è un personaggio su cui può fare. Perché è così tutto estroso, imprevedibile, che può adattarsi in ogni situazione al pari di Loki, mi viene da dire. È vero, è vero. Così come è vero. Sono stati studiati. Ma anche Thanos, il nemico, l'ultimo, sì, è un super cattivo che aveva un suo perché, super discutibile ovviamente, perché, vabbè, certo, però è un personaggio che ha colpito nel suo, no? Cioè, come dire, ma chi è questo che pensa di fare una cosa così assurda, delirante, terribile, per qualcosa che secondo lui è positivo? Sì. Cioè, ovviamente è contorto. Poi c'è molta psicologia all'interno, delle intenzioni dei personaggi, che siano i buoni o che siano i cattivi, perché poi, se poi andiamo a vedere anche Justice League, c'è, cioè, il contrasto fra Superman e Batman, dove entrambi avevano una visione del essere il paladino, in quel caso di Metropolis o Gotham City, diversa l'uno dall'altro, oltretutto entrambi gravati anche dalla responsabilità di non coinvolgere gli innocenti. Quindi è vero, Batman è un po' più non si fa troppi problemi. Esatto, alla più risoluto. Più risoluto. Superman è che incarna un simbolo, e tu incarni un simbolo, è come Capitan America, no? Al di là dell'aspetto della fisicità dell'eroe, tu incarni qualcosa, il sogno americano, che è qualcosa di intangibile, ma tangibile, mm-hmm, per gli Stati Uniti. Intoccabile anche. È Superman, anche Batman, è qualcosa di più rude, sì, più come di timeno, sì, anche sotto la cintura. E la finiamo là. La finiamo là anche sotto la cintura. Quindi. Infatti faceva effetto il false god che veniva fuori, no? Come affronto a chi cominciava a contestare l'autorità, se vogliamo, di un supereroe come Superman, che è comunque sempre sicuramente dalla parte del bene, però dopo si attira anche degli oppositori, fra la gente comune. Certamente, ma pensi che quando uscì Capitan America, nel 41, la copertina iconica di Capitan America che picchia Hitler, era il marzo del 41, quindi gli Stati Uniti doveva passarci un bel po' prima di entrare in guerra, il fumetto vendette tantissimo, vero, ma tantissimi americani proprio lo odiarono, perché erano isolazionisti, cioè, mm-hmm, per una buona parte della società americana l'intervento a favore dell'Inghilterra, dell'Europa, era qualcosa di impensabile. Infatti il fumetto da una parte vendette badilate, però dall'altra, come dire, vabbè, ok, tu dici questo, però non è che noi vogliamo farlo, e quindi... Sì, era entrato anche in una mentalità più terra terra di quello che stava succedendo. Spider-Man è sempre quello che tira molto i giovani, soprattutto perché è un personaggio giovane. Attira, è giovane. E poi lo hanno anche reso molto più così allegro, anche cinematograficamente parlando. Soprattutto l'ultima interpretazione, bellissimo, quella di Tom Holland, che ha dato una chiave anche molto più funny, permettetemi l'inglesismo, con tutto il rispetto degli altri attori, sia Maguire che l'altro, adesso non mi viene in mente, che hanno comunque fatto la loro parte, però l'ultimo Spider-Man è sicuramente, ha rotto un po' quel muro che poteva esserci di essere molto smart come persona. Si avvicina all'idea probabilmente che aveva Stan Lee negli anni 60, cioè un ragazzino. Esatto. Tra l'altro un liceale. Peter Parker era un liceale quando inizia a diventare, quando è l'uomo ragno, a 15 anni. Mm-hmm. Quindi ti identifichi e ci sta, il film è molto bello. Andrew Garfield, ecco l'altro, mi viene in mente, Andrew Garfield. Sì, ma devo dire che a Garfield era molto sofferto. Sì, era molto Spider-Man. Sì. E Maguire ci stava anche bene, sì, però Tom Holland devo dire che hanno preso la persona giusta, proprio una bella lavoro di casting, e la storia è bellissima. Volevo domandarle anche se, tornando al fumetto, poi abbiamo fatto questa digressione sui supereroi, magari ci torniamo, volevo domandare una curiosità, all'interno di quelle che sono le preferenze di chi poi si approccia all'Accademia del Fumetto, sì, che vuole disegnare, che vuole imparare da voi, c'è anche la scelta di non riprodurre per forza
personaggi dei fumetti tradizionali, personaggi dei manga, ma magari spaziare in altri settori come possono essere i videogiochi, la letteratura cinematografica, cioè c'è questa tendenza a uscire dal classico o comunque dal già visto per prendere qualcosa da altri contesti? Faccio l'esempio più classico del Super Mario, Super Mario Bros., gioco della Nintendo, l'icona di questo personaggio, l'idraulico italiano che saltella qua e là, che però nasce come un videogioco. Quindi c'è la volontà magari del ragazzo o anche dell'adulto di dire sì, io voglio imparare a disegnare, ma anziché fare Superman, Batman, Goku o Tex o Diabolik, faccio Super Mario, Mega Man o qualcuno dei... o Sonic, se vogliamo fare. Allora, capita, può capitare, ma ci è capitato raramente, soprattutto nei bambini. Mm. I bambini che sono più suggestionabili a questi videogiochi supereroi, questi fatti molto bene, proprio per loro coloratissimi, con universi veramente in cui ti perdi. Sì, smodati. Però devo dire, non ci è capitato spesso, anzi, si tende a, cercare di realizzare una propria storia. Qualcuno, guardi, non in tanti anni di accademia, ho pochi ricordi di bambini che hanno scelto proprio questi supereroi, ci sono, Goku, però in una percentuale, il 5%. E gli altri? Si inventavano storie. Ma si inventavano anche personaggi, quindi? Sì. Che però ricalcavano un po' qualcosa di già visto, no? Sì, i capelli, gli occhi. Sì, certamente, anche le pose, i colpi, no? Però tendevano anche a metterci del proprio, come dire, non voglio fare Goku, voglio fare il mio Goku, che però non è Goku ma è qualcos'altro. Però la base magari, la base era un po' presa da qualcosa di esistente. E tra l'altro, come ne parlavamo prima di andare in onda, abbiamo scoperto con una bella sorpresa la voglia e il piacere dei più giovani di leggere, cioè di farsi consigliare titoli da leggere e con universi da scoprire. Si parla di fantascienza, fantasy, giallo, ed è una cosa molto bella. Magari si pensa a volte i videogiochi li stordiscono, e invece magari che non ci sia un ritorno alla letteratura. Che genere di letteratura magari vi è più richiesta? È fantasy. Fantasy e anche la fantascienza, ma più il fantasy, perché ti lascia aperte un sacco di porte, un sacco di porte, devo dire che... Ma e poi titoli di che i tipo? I classici, parlo di Robert Howard, Fritz Leiber, conoscono Tolkien, hanno letto, e la Bradley col ciclo di Avalon, e sono molto curiosi, cioè li vanno proprio a cercare, e i genitori proprio ci hanno detto che erano felici di questo stimolo, andare a cercare i libri, e per poterli leggere anche su ebook, ma o anche in libreria. Noi consigliamo la libreria perché è il luogo per eccellenza chiaro della ricerca dei libri. Che sono titoli, diciamo, anche da primo approccio, ma non proprio così semplici alcuni. No. Alcuni sono già un po' un passetto avanti. Non dico magari Robert Jordan, che forse là facciamo dei passi più avanti. Però un Howard, che Howard, è considerato però è già Howard, Leiber, e anche Michael Moorcock con Elric, sì. Abbiamo consigliato questi anche perché in alcune lezioni noi proponiamo di trasformare parti di racconti in fumetto e i ragazzini erano entusiasti, cioè anche per scoprire veramente universi che non conoscevano, e questo è una cosa bellissima, è da dire veramente bella. Esco con una piccola parentesi. Secondo lei si potrà riproporre, chiaro che in periodo Covid la risposta più facile è no, ma secondo lei si potrà riproporre una fiera fumetto come c'era anni fa? Ora magari si potrebbe provare a utilizzare gli spazi del centro congressi del Porto Vecchio come luogo, anche se prima c'era la palestra del Palachiarbola che si prestava anche come spazi sufficienti, no? Le due palestre, però lì credo che sia più un problema di organizzazione, no? che è venuta un po' meno. Ecco. Organizzare una fiera è una cosa molto complessa e bisogna farla un anno per l'altro, perché sennò sì, infatti parlo in prospettiva futura. Guardi, lei, io quando ho letto dell'inaugurazione del centro congressi, e nelle foto sul piccolo c'erano gli spazi, ho visto anche i vostri servizi, insomma,
Cioè, ci ho pensato, ma questo sarebbe anche lo spazio ideale, ma potrei fare una fiera del fumetto. Io ci ho pensato nel momento in cui sono andato all'interno il giorno dell'inaugurazione. Cioè, ci ho pensato, questa... ovviamente, secondo me, con la volontà, con l'attenzione, perché con l'attenzione, con la volontà, si potrebbe anche tentare di pensarla e anche magari di farla, però credo che in questo caso... ci sarebbe che mi piacerebbe che la città spingesse una cosa di questo tipo. Perché... Però ecco, c'è il rischio che diventi un qualcosa che piace a pochi, no? E che quindi non tutta la città andrebbe a spingere un evento del genere. L'esperienza che noi abbiamo avuto con Fumetti per Gioco era a 360 gradi, perché chi entrava alla fiera trovava fumetti, gioco, musica e tutto un cosplay, universo di cose, sì, sì. Cosplay, un universo di cose. È adatto alle famiglie, poteva soddisfare il bambino piccolo come il super appassionato che cerca la chicca. E quindi secondo me, poi il fumetto è trasversale, è popolare e questa è la sua forza. Mm-hmm. Lo leggono tutti e ovunque. Quindi direi che, anzi, sarebbe una cosa da pensare con la città che spinge, come ha spinto Aesop, come ha spinto altri eventi, e come ha spinto anche il Porto Vecchio con la vicenda del direttore, insomma, no, D'Agostino. C'è stata una città che lo ha sostenuto, che si è mossa per se stessa, perché, e là deve esserci l'interesse, per dire, cioè, comunque, al di là del fatto, per se stessa, perché il Porto Vecchio fa parte della città, certo. Quindi qualunque cosa sia realizzata, parlo anche di grandi mostre, secondo me dovrebbe avere comunque l'appoggio di tutta la città, cittadini, istituzioni, per rendere, cioè, questa città è bellissima, renderla ancora più bella, al di là del fatto del Covid. Però, volendo, è stata fatta Aesop, cioè è stata fatta alla fine. Mm-hmm. Ci saranno eventi anche in Piazza Unità, Next, cioè è vero, non sì. È le cose non è che non, ci sarà la Barcolana, non so in che modalità. Ci sarà anche il premio Link, il premio giornalismo. Cioè, ci saranno, mm-hmm. Le cose si fanno. E ovviamente non bisogna farsi spaventare dall'emergenza, bisogna essere cauti e preparati all'emergenza, questo è come la penso io, però le cose non vedo perché, forse è il vero momento in cui in una difficoltà così grande il famoso detto non se poi lo possiamo un attimo accantonare anche, Se no ci chiudiamo. Ha visto che Lucca ha fatto una versione un po' rivista del comics? Sì, non ho capito ancora bene di cosa si tratta. Non ho capito. Perde tanto un po', bene. Sì. Non sarà, a parte che non sarebbe possibile, no, in una città così piccola ospitare 200.000 persone diventa, cioè non si può fare. Non so cosa dire, perché là sono in gioco interessi talmente ampi e grandi. Vero. Che non neppure immagino, cioè se si vede i calendari di Lucca dell'anno scorso o degli anni precedenti, era qualcosa di fantasmagorico, di roboante. Non so cosa succederà, ma può essere l'esempio di Lucca, ma anche di tutte le altre grandi fiere che in giro per il mondo. Lucca è una delle grandi fiere. Sì, c'è anche una a Milano. Milano l'hanno arrivata a novembre, per capire come. Io ci sono stato varie volte e c'era la massa di persone, il Comic-Con. Ma questo problema l'avranno in America, l'avranno a Angoulême, in Francia o a Tokyo. Cioè, le grandi fiere dovranno apporsi. Tokyo E3 può essere, si chiama... Non ricordo, però una delle più grandi del mondo. Una delle più grandi del mondo, sì. E anche là avranno questo problema. Solo penso che si può fare, parafrasiamo a Frankenstein, si può fare, stando attenti e consci di quello che ci aspetta, cioè le difficoltà che stiamo affrontando di giorno in giorno. Il quadro cambia continuamente, no? Sembrava un'estate tranquilla, si è trasformata in un'estate mezzo disastro, come sembrava. Adesso vedremo l'autunno. Oggi ripartono, come ha detto lei, le scuole, ma non solo, adesso arriva quindi dovrebbe arrivare la stagione fredda, le nuove influenze, cosa succede? Non lo sappiamo. Non saprei, veramente, le dico... Come Accademia noi abbiamo fatto il possibile, tornando all'Accademia, e faremo il possibile. Poi non ho la sfera di cristallo per poter
sapere come andrà. Ecco, l'ultimo minuto le chiedo proprio in qualità anche di contenuto centrale di questa trasmissione, di questa puntata, cioè la ripartenza del vostro corso, se se la sente di mandare un appello, un messaggio per far capire un po' chi siete, cosa fate e poi gli estremi, quando cominciate, dove siete. Allora, noi siamo un'associazione di promozione sociale, siamo da tanti anni sul, territorio, insegniamo l'arte del fumetto e non solo. Ci piace pensare che chi viene da noi riesca a esprimere tutta la sua creatività in libertà. A noi piace insegnare e agli allievi vedo proprio l'entusiasmo con cui si approcciano a noi. Per il resto, che dire, tecnicamente siamo via Torre Bianca 41, la nostra area di segreteria è il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, ci si può venire a iscrivere tranquillamente. Gli ultimi open day di questo settembre saranno sabato, al di là dell'elezione all'aperto di cui parlavo all'inizio, c'è cioè comunque l'open day, e anche il 26, se non erro, che è l'ultimo sabato di settembre. 26. 26, sì. Corretto. E si telefona per appuntamento e si comincia ufficialmente l'anno accademico 2020-21 il 5 ottobre. E poi, sì, se tutto va per il meglio, terminerà a giugno, sperando magari con un cielo più blu, senza Covid o qualcos'altro. Speriamo. Speriamo davvero. Grazie a Mario Cerne, presidente dell'Accademia Grazie del Fumetto. Buona giornata, in bocca al lupo anche per le vostre attività. Anche a noi, arrivederci. Noi ci fermiamo per questo blocco, una breve pausa pubblicitaria. CR Trieste. Buonasera a tutti, grazie a Bernardo Gulot, al quale prendo il testimone, e in questa seconda parte di Trieste in diretta questa sera parliamo di una ripartenza. Oggi abbiamo parlato molto della ripartenza della scuola, della riapertura delle scuole per tanti studenti anche nella nostra regione, anche se lo sapete la data è quella del 16, quella ufficiale, però in molti hanno ricominciato proprio oggi, e parliamo della ripartenza invece dell'Università della Terza Età, un'altra realtà importantissima. Lo facciamo con il dottor Lino Skepis, che è presidente proprio dell'Università della Terza Età. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie per essere tornato qui nei nostri studi a parlare dopo la lunga chiusura anche della vostra struttura, della vostra università, appunto. Dopo la lunga chiusura finalmente si può ripartire, si può pensare a una riapertura delle lezioni. Allora incominciamo subito a dire quali saranno magari le novità proprio dettate dall'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, no? E quali sono anche le incertezze a cui andate incontro. Noi abbiamo scelto di non portare novità nell'ambito del nostro programma, perché anzi il nostro sforzo è stato di riproporre un programma pari, anzi superiore, come impegni anche orari, come offerta didattica, a quello degli anni passati e dell'anno scorso. Per inciso ricordo che l'anno scorso abbiamo sfiorato 2000 iscritti nelle tre sedi fra Trieste, Muggia ed Aurisina. Quest'anno certamente non riproporremo questi numeri, anche essendo ostinatamente ottimisti. Perché lo vediamo in giro, c'è tantissima richiesta ma anche tanta preoccupazione. L'abbiamo visto anche noi durante le nostre trasmissioni in diretta, in particolare poi nel periodo più difficile, quello della chiusura, no, del lockdown, c'erano tantissime persone che chiedevano: ma quando riapriranno le lezioni, le occasioni di socialità e di apprendimento, no, che voi come altre magari strutture fornite alle persone, perché voi vi rivolgete, vero, alla terza età, ma non soltanto, no? Non soltanto, esatto, non soltanto, anche se la nostra età media è superiore ai 70 anni, sì, però. E noi abbiamo queste caratteristiche, età media più di 70 anni, oltre 300 iscritti over 80 anni l'anno scorso, 75% donne, 25% uomini, questi sono i numeri
grosso modo, no? Che danno anche una sottolineatura dell'importanza delle donne nella nostra struttura, conducono in pratica la richiesta. Lei chiedeva di novità, sì. Ci siamo ovviamente adeguati in tutti i modi, cioè le novità non si vedono tanto nel programma, perché la vera novità è quella di riproporre un identico programma di pari dimensione, anche con alcuni spunti nuovi nelle aree dove c'è maggiore interesse. Ma la prima novità importante è stata organizzativa, abbiamo introdotto l'iscrizione online, la possibilità di fare l'iscrizione online, e devo dire che è stato un successo, perché dopo 2 ore che avevamo aperto le iscrizioni, anzi non erano neanche aperte, era semplicemente aperto il sito, cominciavamo già ad avere le prime iscrizioni online, quasi a dire che c'era un'attesa in questo senso. Abbiamo fatto oltre 100 iscrizioni online in pochi giorni e siamo oltre 300 iscritti in 4 giorni, noi siamo operativi da questo, è il 4º giorno in cui stiamo facendo iscrizioni, non siamo né vicini né lontani ai numeri, anche perché non si può fare un paragone, certo, ci aspettiamo, ci sarà un calo di iscritti, speriamo che non sia patologico ma solo fisiologico. Speriamo in una tenuta sostanzialmente. Fra l'altro, nel frattempo, se avete sul vostro sito che presenta questa possibilità proprio in prima pagina, no? Diciamo così, iscriviti online, c'è questa possibilità da quest'anno. Si dice spesso, no, che non, il rapporto tra le persone di una certa età e l'online, internet, non sia proprio dei migliori. Non è dei migliori, ecco, posso confermarlo. È, conferma, però voi fornite anche corsi proprio dedicati a questo gap, insomma, che allora, noi, può essere riempito. Noi siamo partiti quest'anno e innanzitutto abbiamo da tempo diversi corsi online, diversi corsi di informatica. Da 2 anni proponiamo un corso che ha molto successo sull'uso del telefonino, sull'uso degli strumenti che uno porta in tasca, e devo dire che è forse il corso più richiesto, più usato, e c'è stato anche un cambiamento nell'approccio da parte dei nostri iscritti, perché tutta la nostra struttura si basa su una gestione, come dire, informatica, no? E questo ha fatto determinato molti miglioramenti anche in termini di efficienza. Qualche difficoltà iniziale, perché noi con i nostri iscritti che ci danno un numero di telefonino o un indirizzo mail dialoghiamo giornalmente e mandiamo le informazioni a casa. Infatti. Il numero degli iscritti con indirizzo mail è aumentato dal 40% di 3 anni fa a quasi il 90% quest'anno, quindi che poi sarà il numero proprio, l'indirizzo, certo, del figliolo, però va bene così, e questo ci permette di essere presenti, direi, puntualmente insomma nella vita di queste persone che sono i vostri iscritti, è chiaro. Avrete anche dei cambiamenti per quanto riguarda la modalità delle lezioni? Certo. Avete già sperimentato anche in questo caso la lezione a distanza? Punterete di più comunque sulla lezione in presenza? Come farete? Allora, nella nostra tradizione ci sta che nei primi giorni c'era la coda, sì, lungo tutta la via Corti, faceva il giro di via Lazzaro e arrivava in via Economo, non scherzo, centinaia di persone. Ovviamente questa è stata la nostra prima preoccupazione, in parte già affrontata con l'inserimento di modalità più elastiche, più flessibili di iscrizione. Abbiamo cominciato a stabilire delle regole, la prima tra tutte: non possiamo determinare, essere neanche incolpevoli autori di assembramento, per cui abbiamo cominciato a stabilire. Abbiamo dato la possibilità a chiunque si mettesse in coda di essere sistemato in attesa dentro, nelle nostre aule, nei nostri posti, quindi non c'è assembramento, non c'è stato e non ci sarà. Poi naturalmente le più importanti novità riguardano tutta una serie di decisioni che abbiamo dovuto prendere per essere adeguati alla normativa. La prima fra tutte è di dotarci di un protocollo Covid. Abbiamo fatto come se fossimo una grande azienda, ma non lo siamo. Però abbiamo fatto la scelta più onerosa, ma che ci sta ripagando, perché noi vogliamo offrire ai nostri iscritti un'associazione, un'università adeguata in qualità e quantità di offerta didattica, ma in un ambiente più che sicuro.
Questo è il nostro obiettivo e questo noi lo diciamo a voce alta e ci siamo molto adoperati in questo senso, per cui chi viene da noi sappia che troverà aule distanziate, mascherine, igienizzazioni, percorsi di entrata, percorsi di uscita, arieggiamenti continui, tutta l'evidenza necessaria per i tracciamenti, eccetera. Quindi tutto quello che c'è e magari anche qualcosa in più per far sentire ognuno di noi più sicuro. Più sicuro, più tranquillo, anche perché sappiamo, insomma, la fascia d'età, l'ho detto lei, è felicemente alta, no? Perché è un fenomeno molto, molto positivo il fatto che tante persone dopo una certa età comincino magari anche ad avvicinarsi, no? Ai corsi, escono di casa, è proprio una funzione sociale importantissima questa. Lei pensi che l'anno scorso abbiamo avuto 19 iscritti over 90 e di questi metà erano nuovi iscritti, quindi è veramente una cosa meravigliosa parlare con loro e dire: ma cosa ti aspetti da noi? Cos'è che possiamo fare per te? Ultra novantenne, quello che è il nostro compito. E quindi però sappiamo che molte volte magari le persone di una certa età non vogliono sentirselo dire, però purtroppo in questa pandemia sono state le persone più colpite, quindi più fragili da questo punto di vista, nel senso della possibilità di conseguenze gravi dopo un contagio, no? Quindi per questo avete scelto, insomma, giustamente di proteggere. Comunque, appunto, ci si può iscrivere all'università della terza età anche molto prima, no? Dunque, le iscrizioni sono in corso, come dicevo, siamo operativi da 4 giorni, abbiamo iniziato a metà della settimana scorsa, abbiamo già iscritto oltre 300 persone, come dicevo prima, e siamo moderatamente fiduciosi e ottimisti di avere il numero di iscritti che ci serve, che ci è indispensabile per fare al meglio il nostro lavoro. Ecco, comunque avete pensato di cercare di riproporre proprio lo stesso programma della stessa impostazione. La stessa impostazione, proprio. Sapendo che noi subiremo delle ovvie conseguenze in termini di riduzione della capienza delle aule, di flessione negli orari, però ci siamo anche attrezzati, nel senso che per esempio il pomeriggio abbiamo anticipato di mezz'ora l'inizio delle lezioni, in questo modo guadagnando un'ora pomeridiana in più, il 25%. Oggi, cioè nel pomeriggio, noi da ottobre avremo 4 lezioni nella stessa aula invece che 3. Consecutive, siete riusciti a ottimizzare. Ecco. Se servirà, e sicuramente servirà, raddoppiare le aule per le utenze, abbiamo, non so, il corso di inglese che non potrà più essere di 30 persone, ma dovrà essere diviso in due, servirà il doppio delle ore, ci stiamo attrezzando. Per questo, insomma. Avete naturalmente corsi di tutti i tipi, pensate di riproporli tutti, ci sono novità anche in questo, oppure vi siete concentrati, immagino, più appunto sulle modalità delle lezioni, no? E a cercare di fare un'offerta adeguata? Noi riproponiamo tutto ciò che abbiamo sperimentato, che viene richiesto che continui, non ci facciamo neanche tanto un problema di numeri di adesioni, anche se oggi con il problema della capienza ridotta un problema si porrà, però noi siamo fortunati, o meglio siamo stati anche lungimiranti, perché noi siamo, credo, l'unica università della terza età in regione, una delle pochissime in Italia che ha una sede di proprietà, che ha una sede che si sviluppa su 10 aule, uffici, locali, eccetera, e questo ci permette di essere operativi nel modo migliore. Io la settimana scorsa ho partecipato ad una assemblea delle università della terza età della regione e più di una metà hanno dichiarato che la loro apertura era incerta. Incerta perché tra i mille problemi c'è anche quello che dividono gli spazi con le scuole e le scuole stanno sequestrando tutte le aule e gli spazi disponibili, certo, per dire. Quindi quest'anno non saranno più così disponibili appunto chiaramente le aule scolastiche, ce ne sono già molto poche e si è dovuto correre un po' ai ripari. Qui a Trieste abbiamo visto che la situazione non è proprio drammatica, però anche in altre parti d'Italia
hanno avuto grosse difficoltà. Anche se abbiamo letto sul giornale che alcuni hanno cominciato le lezioni con i libri, i giornali, i quaderni sulle ginocchia, ma insomma... Però, sono casi sporadici, diciamo così, ecco, è stato fatto un grande lavoro, però ci sono situazioni nel resto d'Italia, insomma, che vedono gli studenti ancora senza aule, senza abbastanza spazi dove seguire le lezioni. Avete anche altre sedi, no? Abbiamo tre sedi. Continuerete ad avere le stesse sedi? Cioè... Abbiamo tre sedi, a Trieste, abbiamo Trieste, Muggia e Aurisina, due in Aurisina. A Trieste siamo partiti mercoledì con le iscrizioni, a Muggia e ad Aurisina partiamo la settimana prossima. Bene. Con le iscrizioni, e lì abbiamo qualche problema di spazio, perché lì non sono abbiamo una sede di proprietà, siamo ospiti in entrambi i casi dei comuni rispettivi e anche lì incontriamo qualche problema che dobbiamo risolvere, insomma, che stiamo risolvendo con l'aiuto delle amministrazioni rispettive. Benissimo, avete avuto, diceva prima, tante richieste, sono giunte anche a voi, proprio alla vostra segreteria, durante appunto moltissime. Per poter ricominciare, c'è stata qualche richiesta di magari modificare qualche cosa che magari avete accolto anche come proprio richiesta? Qualcuno ha chiesto di inserire nel programma abituale una quota di attività online. Ecco. E sinceramente non mi pare un'idea disprezzabile, perché per esempio la nostra aula magna, che sarebbe di 100 posti, è già ridotta a 50 posti naturalmente. Certo. Abbiamo degli eventi che certamente porteranno più di 50 persone. Quindi. E quindi cosa facciamo? Dopo aver realizzato un collegamento audio-video fra le due aule più importanti, abbiamo le due aule che riescono ad arrivare a 160 persone di capienza, nel nostro caso meno di 80, abbiamo pensato alcuni eventi li proporremo anche online, quindi sarà possibile per chi non potesse o non volesse o non fosse riuscito, perché dovremo molti di questi eventi, contrariamente alle nostre abitudini, richiedere una prenotazione. Chiaro. Se dovesse esserci un numero di prenotazione esagerato, a quel punto sicuramente sarà garantita la possibilità di vederlo da casa. Da casa, comodamente, in questa modalità che ha aiutato anche tanti studenti, no, a seguire e a terminare l'anno scolastico, anche insomma, della scuola dell'obbligo in tutti i gradi. Per quanto riguarda proprio questa richiesta, l'avete avuta in particolare da persone che erano più preoccupate appunto da un possibile contagio, quindi dall'uscire da casa, di trovarsi in una situazione comunque di aula in presenza, no, di lezione in presenza, oppure proprio come possibilità in più offerta dalla... Allora, posso dire questo, innanzitutto quando a fine febbraio è scoppiato il pandemonio, la pandemia se vogliamo, eravamo a zero come conoscenze, come frequentazione con corsi online, attività online, ci siamo giorno dopo giorno inventati delle modalità per stabilire o ristabilire dei contatti con le nostre persone, ogni singolo docente ha recuperato il rapporto con i propri, sia nei laboratori che nei corsi, anche nelle conferenze, si è un po' sviluppato questo, vorrei dire quasi questo tam-tam. Da questo poi è nata l'idea anche di proporre, prima in via sperimentale e poi dando seguito, delle lezioni vere e proprie online, utilizzando le varie piattaforme che sono disponibili, e devo dire che abbiamo avuto un discreto successo, dico discreto perché circa il 50% delle persone non è riuscita a collegarsi, non riusciva a collegarsi, incontrava difficoltà a partecipare, ma chi ha potuto partecipare anche è stato contento. Coperte, sì. No? C'è anche questo problema. No? Ci sono, infatti noi quest'anno nella nostra parte informatica svilupperemo anche un angolino che si occuperà proprio specificamente di attività online, per imparare e insegnare alle persone a come collegarsi, a come sviluppare un rapporto, a come scambiare documentazioni
anche online, perché certo. Oggi dobbiamo pensare a tutto, dobbiamo a tutto questo. Pensarci, sì. Questo è anche utile per tante altre cose, no? Dal fare il documento ormai al ricevere delle informazioni, ormai davvero il mondo viaggia verso questa direzione. A proposito di viaggi, voi avete una dozzina, no, di indirizzi nelle vostre lezioni? Abbiamo esattamente 12 indirizzi, sì. Se parliamo di viaggi, allora c'è anche un indirizzo specifico che si occupa di viaggi infatti, in poltrona. Ecco, per esempio. C'è una serie, abbiamo messo in questo 12° indirizzo le attività più, come dire, ricreative, abbiamo messo sì. I giochi di intelligenza, abbiamo inserito gli scacchi, il bridge, che è un'antica tradizione, il burracco, che come sempre va per la maggiore, certo. E gli scacchi sono una cosa di 2 anni a questa parte, hanno avuto un bel seguito, e dopo ci sono una serie di attività, per esempio proponiamo delle conferenze con proiezione, che sono viaggi in poltrona, che sono anche seguiti da chi non si può permettere di fare il viaggio personalmente, ed è bellissimo anche perché alcuni dei nostri docenti producono materiali di film fatti 50 anni fa, quindi ho, certo. Ho diapositive ancora vecchio modello, quindi è abbastanza così interessante, piacevole. Sicuramente, quindi grande spazio e attenzione alla socialità proprio. È no? Vero. La socialità tra i vostri iscritti e anche il rapporto con è proprio così. Che si mettono a disposizione. La socialità è no, un nostro preciso, direi, statutario impegno. Certo. Cultura, offerta didattica adeguata, ma anche molta, molta socialità. Ecco perché non eravamo molto propensi alle attività online, perché noi la gente la vogliamo da noi. Certo. Però bisogna essere flessibili. Più, no? È chiaro, certo. Ci si mette a disposizione, anche questa possibilità, magari per eventi particolari che magari richiamano più persone. Ci sarà spazio anche quest'anno, sempre anche per i laboratori, perché so che voi avete tanti laboratori proprio d'arte, ad esempio, quelli devono svolgersi in presenza, immagino, no? È difficile farli online. Non so. Abbiamo anche provato a fare alcune cose, le abbiamo anche fatte online, abbiamo anche fatto delle mostre online, sì. Quindi con delle produzioni fatte in casa tutto e poi mostrate, però la presenza facile. È un'altra cosa, infatti. La vera socializzazione si realizza di presenza. Allora, noi quest'anno a maggio siamo stati privati della possibilità di fare la nostra settimana aperta. Noi concludiamo l'anno con una settimana aperta, sì. Che in realtà fa vedere la sede, fa vedere tutti i laboratori, le mostre e fa vedere una serie di saggi dei nostri vari laboratori artistici, non soltanto manuali. Abbiamo deciso di iniziare l'anno corrente con l'Open Week, proprio, quindi la prima settimana di ottobre. Bene. Sempre che naturalmente non ci sia, che il diavolo non ci metta il diavolo Covid non ci metta la coda. Contiamo di aprire la nostra sede con tutto il rispetto delle regole per far vedere le mostre, i saggi, un po' tutto quello che noi abbiamo prodotto nel corso della primavera e che non abbiamo potuto mostrare. Sarebbe un peccato, insomma, lasciare disperdere tutto questo patrimonio accumulato nel corso, comunque fino a febbraio avete svolto regolarmente, no? Fino a fine febbraio. Assolutamente, insomma. Noi siamo bloccati dalla fine di febbraio, qualche giorno un tentativo di ripresa che sembrava fosse possibile, stato, e poi siamo stati bloccati di nuovo inesorabilmente. Come tutti, come no? Tutti. Del resto, quindi c'è stata proprio la chiusura totale. Altro capitolo, le sto scorrendo un po' dal vostro sito, è molto ben organizzato fra l'altro, le lingue sono sempre molto richieste, no? Continuate a proporle. Noi siamo nati come, si può dire, appendice dell'università, quindi per proporre nel 1982 proporre delle vere e proprie lezioni accademiche tenute da professori universitari. Poi la frequenza dei nostri iscritti ha portato un po' a cambiare o a, come dire, a modernare la proposta, a renderla più compatibile con la richiesta, e sono sorte le lezioni di lingua e i laboratori. Le lezioni di lingua sono sviluppate moltissimo, abbiamo oltre 700 iscritti a vari corsi di lingue che noi proponiamo, ma non facciamo concorrenza alle scuole di lingue vere e proprie, noi rendiamo un servizio a un prezzo che direi quasi politico, un contributo, certo, alle spese,
solo per il piacere di condocenti che peraltro sono bravissimi e che fanno molto bene il loro lavoro, però non è il nostro, noi lo vogliamo fare perché ci viene richiesto e abbiamo, voglio dire, l'anno scorso siamo partiti con un corso di cinese, ecco. Quest'anno lo riproporremo, ma in realtà il corso di cinese è stato lo strumento per aprire una finestra sulla Cina, in particolare sulla Cina di Trieste. Ecco. Abbiamo stabilito delle interessantissime e molto, come dire, gratificanti relazioni con il mondo dei cinesi triestini. Che ormai insomma sono una presenza. E continuiamo, adesso stiamo proprio a una parte del nostro programma, l'attività prossima, anche perché le feste del calendario cinese ci pressano, per così dire, quindi stiamo già ragionando di proposte che riguarderanno ancora la Cina. Ancora la Cina. Informatica, ne ha già parlato, insomma, molte cose, ma in particolare l'uso pratico dello strumento che abbiamo in tasca. Che tutti quanti utilizziamo, magari anche non sapendo, non conoscendo certi pericoli, no? Vero, anche quello. È bene essere avvisati, insomma, e sapendolo usare, poi evitare appunto. Ogni anno, diciamo, quest'anno non ci siamo riusciti, ogni anno proponiamo almeno una conferenza chiamando un funzionario di polizia specialista che ponga l'attenzione di coloro che vengono a sentire sui rischi della navigazione online. Infatti, questo, certo. Perché il segmento degli anziani nell'informatica ma anche in altri settori è un segmento molto vulnerabile. Infatti. E le persone anziane non lo vogliono dire, perché qual è il problema? Che se gli capita non lo vanno a raccontare, non c'è la denuncia, anche i figlioli si vergognano. Certo, e quindi bisogna proteggerli anche, come dire, nonostante i loro pudori. Si parlerà in questa, abbiamo visto appunto c'è anche l'indirizzo salute, certo. Parlerà anche dell'epidemia e delle modalità per combatterla che stiamo un po' imparando, no? Via via. Vorremmo non parlarne per niente. Vorremmo non parlarne, ma chiaramente ne parleremo. Noi, sicuramente, noi abbiamo un corso di medicina tradizionale che è molto seguito dalle persone, noi invitiamo professionisti importanti che ci tengono una lezione alla settimana. L'anno scorso abbiamo portato all'università anche l'argomento primo soccorso come questione civica, come obbligo, come questione di interesse, anche per fare un po' di pressing sul fatto che venga adottata nelle scuole l'attenzione al primo soccorso, che oggi viene fatta in maniera sporadica e solo a pagamento. Quindi viene svolta meglio insomma sui posti di lavoro, però ancora nelle scuole non è. Nelle scuole non c'è ancora questo tipo di cultura. Come appuntamento così che fa parte proprio del programma scolastico. No? E invece le nostre lezioni di medicina che si tengono il giovedì pomeriggio sono sempre molto seguite, Covid permettendo naturalmente, certo. E inevitabilmente parleremo anche di Covid, senz'altro. E poi tornano tutti gli altri argomenti tradizionali, anche il diritto, vedo, diritto economia, insomma si parla anche di attualità perché si parla di guidare sicuri informati, tante cose utili proprio alla vita quotidiana, no? Ci sarà anche, immagino, attenzione alla scienza, c'è sempre molta curiosità, no, per la scienza. Il lato scientifico è molto, molto, come dire, trafficato, molto frequentato, anche perché noi alcuni anni fa abbiamo sviluppato, li abbiamo ancora in corso, dei contatti con tutti gli enti scientifici che operano nella nostra città. Quindi abbiamo un bellissimo rapporto con gli enti scientifici che ci fa portare i nostri scritti direttamente in visita, addirittura a sostenere dei programmi speciali. Cito volentieri per esempio l'esperienza della SISSA, che ogni anno, questo è il quarto anno, ha predisposto un programma dedicato ai frequentatori dell'Università della Terza Età. Ed è una cosa molto bella, molto bella. Quest'anno poi siamo anche la città della scienza, no? Poi ESOF. Ha ospitato ESOF. E non solo. Voglio dire anche per esempio, abbiamo prossimamente qui a ottobre, con l'aiuto e l'appoggio del professor Mauro Messerotti, che è astrofisico celebre, eccetera, andremo a visitare l'osservatorio,
spaziale, no? E io ho avuto la fortuna di avere un'anteprima, una serata bellissima, un cielo terzo, sta cosa che si apre, ve lo consiglio, venite a vederlo, perché è una cosa poi guidato talmente bene che anche se non le vedi le stelle le immagini. Immaginiamo, allora questo è sicuramente un buon consiglio, indirizzo artistico, quindi tornano tutti, tutti i corsi. Ce n'è di tutti, abbiamo davvero per tutti i gusti, studi umanistici, un po' tutto. Abbiamo tre corsi di recitazione, ecco. Uno di proprio fatto, anche diciamo, con tecniche teatrali. Gettonati, no? Molto. E poi abbiamo innumerevoli corsi di musica, soprattutto l'insegnamento del pianoforte e il canto corale. Abbiamo quindi una cosa che va sempre, che interessa molto le persone, che vogliamo continuare a fare. Sì. Ma anche per non dimenticare nulla, anche appunto la letteratura, la storia, la filosofia, gli approfondimenti, no? su queste materie. Insomma. Con alcune attenzioni particolari, perché i nostri frequentanti, ma come è logico, amano in particolare i riferimenti storici che riguardano un po' Trieste, il nostro territorio. Infatti noi abbondiamo di stimoli in questa direzione, devo dire, con grande piacere, con grande seguito. E con grande seguito, quindi ricordiamo ancora una volta, siamo ormai quasi in chiusura della nostra trasmissione, da qualche giorno ci si può iscrivere anche online, no? Ci si può iscrivere anche online e si verrà, quando ci sarà dato un segnale online, si verrà chiamati al telefono e si verrà condotti al telefono e assistiti a perfezionare anche le iscrizioni ai corsi, che è un po' complicato fare online. Ok, quindi si iscrive intanto all'Università della Terza Età. Chi lo vuole fare lo può fare. La scelta dei corsi e informazioni ulteriori, si viene contattati al telefono, c'è questa modalità. È proprio così. Abbiamo uno staff proprio che è dedicato a questo per evitare spostamenti inutili. Per le sedi invece di Duino, Risina e di Muggia, da lunedì prossimo. Le iscrizioni partono la settimana prossima con le solite modalità. Chi lo sa, abbiamo anche lì avuto qualche iscrizione online. Sì, ecco. Le solite modalità, è tutto molto più semplice perché sono realtà molto più piccole, a dimensione di persone. Sì. È chiaro, quindi queste le possibilità. Allora io ringrazio molto il presidente dell'Università della Terza Età, Lino Schepis, per essere stato con noi e lo invito a tornare a trovarci presto, poi ci racconterà magari come sarà andato questo avvio. Lo farò senz'altro. Dell'anno accademico. Io a mia volta invito Tele4, se avete piacere un giorno magari venite a fare una passeggiata da noi, che potrebbe anche essere una cosa interessante. Le prime lezioni, i primi appuntamenti importanti. Magari. Volentieri lo faremo. Allora grazie anche a tutti voi che ci avete seguito quest'oggi. Ora il programma prosegue con la nostra consueta ginnastica dolce e poi noi ci rivediamo invece alle 19:30 per il nostro telegiornale. Quindi grazie a tutti, buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione